solo io, tra le montagne e le vallate viaggerò, mi sta guidando l'amore mio. Penso e ripenso a quel momento in cui ti avrò dentro al mio cuore, che gioia c'è, ancora un passo e poi sarò vicino a te. Non sai quanto ho camminato, quanta gente che ho incontrato, come un cavaliere errante ho viaggiato intensamente. All'eternità dentro di me, che voglia c'è, ancora un passo e poi sarò vicino a te. Non sai quanto ho camminato, quante volte l'ho sognato, come un cavaliere errante ho lottato solamente per dirti che sei tu la mia regina. Questo brano lo potete trovare nel nostro CD e Luca stasera ce li ha rubati tutti, ma va bene lo stesso.
Amici di Allegra Domenica di TV Centromarche, ben ritrovati con noi. Io vi mando i miei saluti da Fermignano in provincia di Pesaro Urbino. Eh sì, perché oggi andremo alla scoperta di una festa molto conosciuta e partecipata. Sto parlando della festa della scalinata, che ogni anno riscuote sempre tanto successo grazie al lavoro portato avanti dall'associazione Gruppo Giovani Fermignano con il suo presidente Luca Ceccarini, che ringraziamo ovviamente, con il patrocinio del comune e della Proloco. Tra le manifestazioni storiche più importanti di Fermignano, io vi ricordo il Palio della Rana e il Gran Premio del biciclo ottocentesco. E si va!
Guardate anche questa sera che scarpe che ha tirato fuori, e le fanno anche da uomo, è incredibile! Notte, notte di luna piena, tra le onde una sirena, la sua via ci mostrerà. Si va! Danza, danza come sai fare, sei regina del mare, fino all'alba ti seguirò. L'estate 2024, il sound targato Quelli del Sabato Sera. Finché tu non sarai mia, non fermarmi, lascia.
Ed eccomi in compagnia di Samantha, che ha fatto parte dell'organizzazione di questa manifestazione, vero? Come sono andate queste giornate? Siamo arrivate all'ultimo giorno di festa, vero? Siamo all'ultimo giorno, 3 giorni intensi, partiamo dal venerdì con... posso anche già svelare, diciamo, il discorso, perché noi, diciamo, tutti i venerdì da tanti anni facciamo cena di pesce. E accontentiamo anche gli amanti del pesce, perché se no solo carne dove andiamo la troviamo. E sono stati 3 giorni intensi, abbiamo avuto tanta gente, tanti ballerini, orchestre, buone orchestre, tanta bella musica e ogni anno abbiamo tanta gente che ci dà il suo sostegno e il suo calore. È un evento molto partecipato questo, vero? Aspettiamo, la gente, diciamo, aspetta proprio fine di agosto per aspettare questa festa alla Scalinata, anche per ritrovarsi, per festeggiare e anche, diciamo, per salutare, ahimè, l'estate e le ferie. E per quanto riguarda invece la cucina, quali sono un po' i piatti che sono andati per la maggiore? Guarda, da noi va un po' tutto, le nostre donne sono molto molto brave, perché diciamo anche pasta che abbiamo la facciamo noi, dalle tagliatelle agli gnocchi, come il venerdì è stato fatto il pesce e il primo erano gli gnocchi fatti a mano dalle nostre donne. Complimenti! Abbiamo delle ottime cuoche e la crescia sfogliata è anche quella rigorosamente fatta a mano dalle nostre donne. E possiamo vantarcelo. Giustamente. Perché abbiamo delle ottime cuoche. Quindi possiamo dire che è una combo perfetta quella della musica e del buon cibo. Certo. E poi qui non manca da noi, guarda, sia gli orchestrali, le orchestre, anche la gente che viene da fuori ci fanno tanti tanti complimenti, perché abbiamo una buona accoglienza e non gli facciamo mancare niente. Quello che uno può, riusciamo e diamo tutto volentieri. E si vede tantissimo, anche perché la pista da ballo, guardate un po', è veramente immensa. Aspetta i ballerini. Sì, solo la gente che abbia voglia di ballare. Qui non manca, anche perché comunque abbiamo avuto, come ti dicevo, 3 orchestre, una meglio dell'altra, perché abbiamo iniziato venerdì con la grande orchestra di Matteo Tassi. Ieri abbiamo avuto le 3M. Morena, Mirko e Mattia, e stasera chiudiamo col botto, come si suol dire, con quelli del sabato sera. Che bello, non vediamo l'ora. E allora grazie Samantha per essere stati con noi. Io ringrazio, come tutti gli anni facciamo, il pubblico, perché sono loro che ci danno la forza e la voglia di continuare a fare queste manifestazioni, che purtroppo ogni giorno vediamo che cominciano sempre a diminuire un po' per la voglia e, diciamo, l'impegno che ci si deve mettere, perché purtroppo ci vuole tanta tanta gente che aiuta e noi fortunatamente ancora ne abbiamo tanta. Sì, sappiamo che comunque l'organizzazione parte mesi prima comunque, no? E quindi il lavoro purtroppo inizia tanto tanto prima, perché dietro c'è tanto da lavorare e non sono solo i 3 giorni. C'è il prima e c'è il dopo, il durante e il dopo. Vero, vero. E allora grazie Samantha per essere stata con noi. Invitiamo tutti all'edizione del prossimo anno 2025. 2025, certo, Scalinata 2025, vi aspettiamo tutti. Grazie a tutti. Salutiamo anche la Milena Savini, questa sera nome e cognome, tombola! Dov'è Corrado? Corrado! E tutti insieme? We'll be right back.
dura 35 minuti. Vediamo chi si stanca prima.